Fiera Millenaria è anche una fiera di servizio e di servizi offerti gratuitamente. Parliamo adesso con Confagricoltura. Noi ci occupiamo prevalentemente di dichiarazioni dei redditi che sono finite e adesso c'è la grande ondata degli ISEE, perché per accedere alle agevolazioni per la scuola, per l'università, vengono richieste questo calcolo appunto dell'ISEE. È un servizio che facciamo per tutti i cittadini che si vogliono rivolgere a noi, è un servizio assolutamente gratuito e siamo aperti tutte le mattine e il martedì e il giovedì pomeriggio. Data l'affluenza è meglio prendere un appuntamento telefonico, perché così si evitano delle attese appunto nell'ufficio, e siamo anche abbastanza celeri nell'adempere insomma alla richiesta. Altre richieste che ci stanno arrivando sono quelle delle dichiarazioni di responsabilità e dei RED, che coinvolgono soprattutto i pensionati che ricevono questa richiesta diciamo direttamente dall'INPS e quindi devono in qualche modo rispondere a questa richiesta attraverso l'invio di una pratica, anche questa gratuita. Tra i servizi fiscali offerti da Confagricoltura figurano quelli dedicati agli agriturismi. Sì, noi facciamo assistenza a 360 gradi per le aziende agrituristiche, quindi dai corsi di formazione alla parte burocratica per iniziare l'attività, e poi continuiamo a seguirli poi man mano che proseguono con la loro attività. Quindi oltre alla formazione c'è anche l'aspetto fiscale di queste nuove forme di impresa. Certo, in Confagricoltura li seguiamo anche dal punto di vista fiscale, certo, assolutamente sì. E poi c'è la parentesi formazione. Sì, la formazione che ovviamente non vale solo per gli agriturismi, ma serve a tutte le aziende agricole e va dalla formazione obbligatoria, quindi tutta la parte che riguarda la sicurezza, alla formazione diciamo per accrescere la propria conoscenza, quindi riguardo alle nuove tecnologie, alle nuove attrezzature, e noi li seguiamo anche appunto in questo.